Mi arriva una persona che vuole una mano per una compulsione a sensazione, cioè deve fare le cose in un certo modo finché non sente che è il modo giusto. Per esempio, se mette uno straccio a posto deve metterlo in un certo modo, oppure se deve pulire una padella la deve pulire finché non sente che è pulita bene, o prima di iniziare a fare determinate attività deve sentirsi in un certo stato. Qualche mese fa ho pubblicato un video che si chiama Disturbo Ossessivo Compulsivo, la tecnica se fai uno fai cinque, che è molto utile per questo tipo di problemi, ma c'è un problema. Quella tecnica, che prevede di fare più volte proprio il sintomo, quindi il comportamento che la persona ripete ossessivamente, compulsivamente, va bene solo se quella compulsione è numerabile. Cioè, se il comportamento fosse, che ne so, aprire una porta un tot numero di volte, potrei chiederlo di farlo di più. Se fosse il fatto di riordinare le cose in valigia in un certo modo, potrei dirle: se lo fai una volta in quel modo lo fai cinque volte. Ma se si tratta del raggiungere una sensazione, alla persona del mio caso chiesi che cosa sarebbe accaduto se avesse fatto quelle cose in un modo diverso, e lei mi rispose che mai avrebbe potuto, perché quello era il modo giusto. Allora, parlandoci un po', le chiesi come queste cose limitassero la sua vita, e effettivamente lei stessa finì per dirmi che si trovava all'interno di una gabbia di cui lei stessa aveva la chiave. Questa è una parte importante, perché sebbene non strettamente collegata alla tecnica che sto per esporti, mi servì per creare il terreno giusto su cui piantarla, altrimenti la persona non mi avrebbe assolutamente seguito. Infatti a quel punto convenimmo insieme che per l'appunto la chiave di quella gabbia ce l'aveva in tasca e che doveva iniziare a muovere dei passi al di fuori, solo che lo avremmo fatto con i suoi tempi. Quello che facemmo fu creare dei piccoli boicottaggi o delle piccole violazioni alle sue compulsioni. Ad esempio, doveva riporre lo straccio non esattamente nel modo in cui si sentiva a 10, diciamo, in uno stato di perfetta, gradevole sensazione. Doveva mantenersi un pizzico di insoddisfazione, ma tollerabile. Oppure la padella non doveva pulirla bene bene, doveva lasciare una piccola sensazione di non perfettamente pulita e lasciarla lì così. E va bene che non usai la parola devi lasciarla un po' sporca, perché in quella fase iniziale sarebbe stato un po' troppo per lei. Oppure doveva mettere in una scala da 0 a 10 il suo stato, dove 10 era quando lei sentiva nello stato giusto per iniziare a fare le cose, e provare a farle, a iniziare a farle anche solo se stava a 9 e mezzo. Se hai visto il mio video sulla logica dei piccoli passi, che ad oggi ho rinominato piccoli cambiamenti, ti sarà chiaro che questo tipo di intervento rientrava proprio all'interno di quella logica, far fare dei piccoli graduali cambiamenti nella sua compulsione. In questo caso fu un lavoro piuttosto graduale, che impiegò poco meno di una decina di sedute per scardinare gradualmente e totalmente la compulsione. Altre volte invece è proprio un effetto valanga, tu inizi con un piccolo passo e poi si amplifica il cambiamento e in poco tempo cambia tutto, viene scardinato del tutto. Mi piace la parola scardinare oggi, il problema. In ogni caso il punto rimane lo stesso: se la persona ha un tipo di compulsione che non è numerabile, per scardinarla devi andare a fare dei piccoli passi graduali che la modifichino un pochino, che vadano a modificare un pochino quella sensazione. Occhio, perché la parte difficile del lavoro sarà proprio quella di seguire la gradualità della persona, portandola a rompere il suo schema e rovinare quella compulsione un passo alla volta.